Ci ritroviamo ancora una volta il martedì a collegarci con Bologna, dove ci attende Pierluigi De Pascalis di Non Solo Fitness. Ciao Pierluigi, benvenuto. Ciao, buongiorno, ben ritrovato a te, nostri ascoltatori, buongiorno. Senti, oggi parliamo di allenamento contro il cancro intestinale, un altro appuntamento preventivo. Esattamente, chiudiamo il nostro ciclo che abbiamo iniziato 3 settimane fa, quindi oggi la conclusione del mese, vediamo l'ultimo elemento che ci eravamo preposti ed è estremamente interessante perché va a darci una sorta di conferma su alcuni aspetti che in qualche modo conoscevamo già, cioè l'attività fisica ci permette di produrre oltre una serie di sostanze, una in particolare che va sotto il nome di interleuchina 6, al di là del nome insomma che non è determinante. Questa proteina ci aiuta perché è una proteina antitumorale ed è quindi attiva sia nel contrastare la dimensione eventualmente della condizione tumorale, ma anche nel riparare i danni del DNA. Questa ricerca giunge dall'Università del Newcastle ed è stata pubblicata proprio sull'International Journal of Cancer, perché va a confermare in qualche modo un elemento di cui sospettavamo, comunque avevamo tutta quanta una serie di associazioni, ma in questo caso mettiamo la pietra definitiva relativamente al nesso di causa. Questo perché la scienza, al contrario di quello che ahimè i social purtroppo ci hanno abituato a pensare, insomma, che tutto quanto semplice, in realtà va a confermare e riconfermare più volte le stesse cose. Quindi lo stesso ricercatore, poi, che è il docente di fisiologia dell'Università di Newcastle, ha detto che le prove in qualche modo già lo suggerivano, ma in questo caso abbiamo la conferma certificata dell'azione di questa proteina, l'interleuchina 6, nell'agire direttamente e riparare il DNA. Senti, a questo punto ti chiedo se vuoi raccontarci qualcosa di più su come è stato condotto questo studio. Sì, è peraltro anche molto interessante come aspetto nella sua semplicità. Semplicemente sono stati presi un campione di soggetti e sono stati fatti pedalare su delle bike banalissime, pensate, appena per 30 minuti. È stato prelevato loro un campione di sangue prima e dopo questa attività fisica per vedere se c'erano delle variazioni a livello proteico nel campione. Ed effettivamente quella che era la proteina che vi dicevo prima è stata trovata in quantità maggiori. Successivamente cosa hanno fatto? In laboratorio, quindi in vitro, hanno inserito questo sangue, sto sempre semplificando un po', all'interno di alcune cellule tumorali e aspettato 48 ore e hanno verificato che lì dove sono state in qualche modo innaffiate, mettiamola così, queste cellule con il sangue successivo, prelevato successivamente all'attività fisica, c'è stato un rallentamento nella crescita delle cellule tumorali e soprattutto, mi preme sottolinearlo, una riduzione nel danno del DNA. Quindi l'attività fisica, insomma, non soltanto in termini preventivi, ma anche in questo caso in termini di perlomeno adiuvante rispetto ad una possibile terapia. E infatti non a caso proprio questo ci apre frontiere anche questa volta per nuovi farmaci che, partendo dall'attività fisica, possono andare poi a risolvere problemi che ahimè sono anche particolarmente complessi. Grazie ovviamente a Pierluigi De Pascalis per essere stato con noi anche nella mesata di giugno. Ci sentiamo a luglio per il nostro ultimo mese di grandi collegamenti dedicati alla nostra preparazione atletica. A presto! A presto, un abbraccio! Show.